Salve a tutti, bentornati a una nuova puntata di Antivirus, la prima web TV contro l'epidemia di disinformazione. Vi ricordo innanzitutto che tutte le puntate di Antivirus sono disponibili sul canale YouTube di azionetradizionale.com. Oggi, trovandoci ancora in questa situazione di domiciliazione obbligatoria e coatta dentro casa, quale miglior modo che non fuggire, almeno con il pensiero e le immagini, da tutto questo? Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di intervistare Andrea del gruppo Escursionistico Orientamenti. Benvenuto, Andrea. Salve, ciao. Allora, Andrea, entriamo subito nello specifico e parliamo del gruppo escursionistico Orientamenti. Soprattutto per gli amici all'ascolto che ancora non lo conoscono, ci puoi raccontare perché Perché nasce nasce Geo e che cos'è il gruppo cos'è il escursionistico gruppo Orientamenti? Orientamenti? Allora, sì, rinnovo i saluti a tutti. Geo, gruppo escursionistico Orientamenti, nasce nel 2004 a Roma da insomma, un gruppo di ragazzi che aveva, come dire, l'esigenza di confrontarsi con la natura in quanto amanti della montagna. E da quel 2004, sostanzialmente, noi una volta al mese organizziamo delle uscite che, se inizialmente erano solamente escursionistiche, poi piano piano col tempo sono diventate anche attraverso appositi corsi, insomma, che abbiamo fatto di specializzazione e via dicendo, anche di arrampicata, alpinistiche, sci alpinistiche, anche delle esperienze di parapendio e via dicendo. Il nostro è un approccio, se vogliamo, alla montagna. Sicuramente non sportivo, ma in un certo senso formativo, nel senso che per noi la montagna è sicuramente un importante campo di gioco, di verifica per quelle che possono essere appunto le esperienze che comporta con sé, ovviamente quindi sul piano della conoscenza di noi stessi e quindi da questo punto di vista può essere sicuramente importante l'ascesa alpinistica in quanto tale, ma così come anche, non so, organizzare un campo estivo, un campo invernale quando magari bisogna piantare una tenda e c'è una bufera di neve in corso o comunque c'è una temperatura a molti gradi sotto zero. Quindi il nostro, se vogliamo, è un approccio sicuramente formativo e non certo titanico, anche perché la montagna da questo punto di vista può essere indubbiamente un campo privilegiato per portare, diciamo, verso direzioni che, per quanto ci riguarda, sono assolutamente sbagliate. Senti Andrea, stiamo vedendo delle immagini che scorrono veramente molto belle, immagini che, insomma, bisogna dirlo, non sono state scaricate da Google Immagini, ma sono proprio un resoconto fotografico di alcune delle uscite di Geo, sia invernali che non, sia escursionistiche che alpinistiche. Alcune di queste rappresentano delle vette, insomma, l'occhio non mente, ecco, ad esempio questa che sembra abbastanza Abbastanza pericolosa. pericolosa. Quindi, giustamente sottolineavi il fatto di non approcciare la montagna in maniera titanica e ti chiedo quali sono i rischi connessi comunque alla montagna, perché effettivamente la montagna è educatrice, ma a volte anche molto severa. Ma allora, sì, diciamo queste sono immagini molto belle che sono un po' un piccolo estratto delle tante attività fatte in questi 16 anni. E diciamo che la montagna necessita indubbiamente di preparazione, una preparazione che sia indubbiamente fisica, e quindi insomma un discreto allenamento per quello che riguarda insomma il proprio corpo, ma che sia anche un allenamento psichico, mentale, perché è chiaro che quando si arrampica o si fanno attività alpinistiche, insomma il confronto con la gravità solletica, diciamo così, delle sensazioni probabilmente mai provate. E, al riguardo, se quelli possa ci sono dei rischi in un certo senso oggettivi, perché comunque insomma l'essere umano è abituato a camminare appunto in orizzontale e non certo in verticale, e quindi a quelle che possono essere tutte le precauzioni che debbono essere prese, insomma, quindi fare dei corsi opportuni, insomma, essere quindi attrezzati, preparati.
Per quanto ci riguarda, e mi ricollega anche un po' al discorso che facevo prima, il rischio che si può correre in un certo senso è proprio quello di andare attraverso queste esperienze a pagare quello che può essere considerato il proprio io, il proprio ego. E questo è un rischio che in un certo senso è molto, ma molto, ma molto tangibile quando ad esempio si fanno delle ascese impegnative e la soddisfazione insomma che si prova è una soddisfazione spesso e volentieri anche un po' fuori dal comune. Riguardo a questo, quindi, noi abbiamo sempre cercato di approcciare la montagna come un'esperienza che fosse di, come vuol dire, di concentrazione piuttosto che di fuga da se stessi. Ovvero un'esperienza che ci consentisse, come dicevo prima, di confrontarci con quelli che possono essere dei nostri limiti principalmente appunto mentali, e quindi confrontarsi anche con quelle che possono essere delle esperienze di paura oggettiva che ci possono stare, e quindi anche la capacità di sviluppare un controllo della stessa, ovvero. Una cosa molto bella è che quando si fa montagna e quando si fanno esperienze di questo tipo, c'è una sottile differenza tra quella che può essere la paura in quanto tale, che è una cosa sana, perché la paura ci deve stare, la paura, se vogliamo, è anche quel campanello che consente a chi sta facendo un'attività di spingersi fino a un certo punto e quindi quella che consente anche di avere un atteggiamento prudente. Saggio e prudente rispetto alle situazioni che va a vivere, da quello che è il cosiddetto panico, perché il panico invece è qualcosa che porta poi a immobilizzarsi e quindi a creare poi tutta una serie di problemi che possiamo insomma immaginare. E dicevo, la nostra attività è un'attività svolta principalmente a livello insomma comunitario, di gruppo, poi è chiaro che ci sono insomma coloro che fanno attività in maniera un po' più specialistica e ovviamente il gruppo in quel caso si riduce ancora di più, però ripeto, l'approccio è sempre un approccio in un certo senso esplorativo, sia della natura ma soprattutto di noi stessi. Mi viene da citare una bella frase che era appunto, è insomma di Reinhold Messner, insomma un noto alpinista, che diceva: non le cime, non le difficoltà, non i record mi interessano, ma quello che succede all'uomo quando si avvicina alla montagna. Quindi per noi è importante insistere su quella che è l'intenzione, l'attitudine e la volontà che ci spinge a confrontarci con una dimensione che è inevitabilmente diversa da quella abituale, a scoprire luoghi dove la natura è sicuramente potente, meravigliosa, ma potrebbe anche essere terribile allo stesso tempo. Assolutamente, insomma, i luoghi che abbiamo visto, che stiamo guardando in foto sono bellissimi, ma possono Sì. essere anche, diciamo così, Sì, infatti dei scorrono. severi educatori. Esatto, no, infatti scusami se ti interrompo, ma perché poi insomma guardando le immagini scorrono anche quelle che sono le immagini rispetto ad esempio in questo caso all'ultima uscita che abbiamo fatto sulle Alpi l'estate scorsa sul Monte Bianco dove abbiamo fatto la salita delle Tre Cime e invece in questo caso l'Etna è una di quelle altre esperienze di gruppo che dicevamo prima. E insomma, non siamo ovviamente un gruppo né di fissati né di espertissimi scalatori, ma in un certo senso ci difendiamo, ecco. Quindi le nostre piccole soddisfazioni, sia a livello arrampicatorio che alpinistico, e anche insomma sci alpinistico, ce le siamo levate nel tempo. Assolutamente, poi la continuità nel tempo di un gruppo che nasce insomma così tanti anni fa e continua mensilmente a fare attività, insomma rappresenta bene anche lo spirito, il fuoco che anima questa iniziativa. E proprio Assolutamente. a proposito di iniziative, abbiamo visto scorrere alcune immagini sulle Alpi, fra cui una che ritraeva una vetta conquistata con un drappo. Il drappo recava la menzione Viaggio sulle montagne di Evola. Se non ricordo male, si trattava di un'iniziativa organizzata in collaborazione con Rigenerazione Evola e ti chiederei due parole su questa iniziativa proprio volta a commemorare i luoghi appunto battuti da Julius Evola e narrati magnificamente in Meditazioni delle Vette e in numerose altre opere di Evola. Ci racconti qualcosa in proposito? Assolutamente. E Evola, insomma, sappiamo che è stato insomma, un buon alpinista sicuramente e aveva fatto della zona del Monte Rosa un terreno
così privilegiato per le sue escursioni in alta quota. Qualche anno fa decidemmo, in onore di Evola, di dedicare appunto quelle che sarebbero state le nostre ascese rispetto ad alcune cime del gruppo del Rosa, perché il Rosa è appunto un gruppo che ha nella Dufour la vetta più alta, ma poi vi sono tante tante altre cime, tra cui insomma la capanna Agnifetti, scusate, dove è il rifugio, la Punta Agnifetti, dove è il rifugio Margherita, oppure la Parrot, insomma. E via dicendo, e decidemmo appunto di organizzare queste ascese andando un po' a toccare alcune delle cime più importanti del Rosa. E proprio 3 anni fa, se non ricordo male, siamo saliti su il Castore, sulla punta Castore, facendo un bel giro partendo praticamente dalla Val d'Ayas, quindi facemmo in totale in 2 giorni circa, 2 giorni e mezzo, circa 26 km. E decidemmo, insomma, in un paio di cordate di salire su in cima, sui 4200 del Castore, portando con noi, insomma, un simbolo, un vessillo, appunto, che era quel drappo che dicevi, che dedicava a Evola e quindi anche a quello che Evola ha rappresentato per noi, sia dal punto di vista, diciamo così, delle riflessioni, chiamiamole alpinistiche, ma insomma anche per quelle che possono essere state le considerazioni e le riflessioni di più ampio respiro, per quello che può riguardare appunto la formazione di un uomo secondo i principi tradizionali, esperienza che poi abbiamo ripetuto anche negli anni successivi, quando poi abbiamo fatto la Parrot, insomma, e altre cime sempre appunto del Rosa. Quindi è un'esperienza che in un certo senso è tuttora in corso e, come dire, è aperta a eventuali altre cime che faremo. Lo scorso anno, quando siamo saliti sul Bianco, non l'abbiamo portata, ma abbiamo portato, a differenza, la bandiera della tradizione, perché ci tenevamo, in un momento così particolare e delicato anche per l'Europa in generale, portare quello che per noi è un vessillo, è il vessillo, diciamo così, è la bandiera, dell'Europa. Dell'Europa rosso, bianca e nera. Bene, con questa immagine di questa bandiera che garrisce, speriamo non soltanto su questa vetta d'Europa, ma in generale un giorno non lontano sull'Europa tutta, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Salutiamo te, salutiamo il gruppo Escursionistico Orientamenti, che ricordiamolo ha un sito web, è anche presente su Facebook e può quindi essere seguito da tutti i nostri ascoltatori. Grazie a voi, grazie a tutti e buone scalate. Ciao Andrea e grazie. Ciao!